Argomento, ritorno alle origini per l'Azione Cattolica Italiana, oggi chiamata Convegno a Viterbo, ossia la città dove la stessa associazione 150 anni fa mosse i primi passi grazie alle intuizioni di un giovane viterbese, Mario Fani. Pierluigi Vito. 150 anni al servizio della Chiesa e del mondo. L'Azione Cattolica Italiana torna alle sue sorgenti, a Viterbo, dove nacque per intuizione di un giovane, Mario Fani, la più antica aggregazione laicale. 150 anni dopo, tornare a Viterbo, cosa significa per l'Azione Cattolica Italiana? Beh, significa tornare alla propria radice, perché in questi 150 anni l'Azione Cattolica ha sì cambiato sempre forme, nome, struttura, anche priorità, ma è sempre rimasta quello che Mario Fani aveva intuito nella preghiera, cioè un insieme di laici che vogliono prendersi responsabilmente il carico della missione evangelizzatrice della Chiesa. Il convegno tra sogno e realtà è stato un viaggio attraverso il tempo per cogliere meglio le sfide del presente. Più che sfide, a me piace chiamarle opportunità, nel senso che certo il contesto è in cui l'Azione Cattolica di oggi vive ed è chiamata a esercitare la propria missione, è un contesto complesso, ma che dà anche tante occasioni di, come dire, di fare ciò che fa il seminatore, getta il seme a, come dire, in modo ampio senza preoccuparsi del terreno in cui il seme giungerà. Il bisogno di sentirsi testimoni credibili del Vangelo, la sfida della responsabilità e dell'impegno sociale, l'attenzione ai poveri, la voglia di redire con parole sante, la fedeltà appassionata al Vangelo. Questi gli sentimenti che hanno animato la platea e il palco. In ascolto del Vangelo e della Chiesa, prendere in mano la storia, il mondo, il nostro paese. Oggi non meno di ieri e forse con maggiore impegno e maggiore determinazione.